Insieme libro dei Proverbi, capitolo 5. Alleluia, leggiamo qualche versetto. Capitolo 5 del libro dei Proverbi. Alleluia. Gloria a Gesù. Capitolo 5, leggo il versetto 15, il 16 e il 17. Il Signore ci benedica. Sono tutti e tre collegati questi versi. Sarebbe piaciuto leggerne uno, ma hanno un collegamento relativo proprio al fine di quello che Dio ha messo dentro di noi. Così dice il testo: bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo, le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade, siano per te solo e non per gli stranieri con te. Fin qui la parola di Dio. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, illuminaci sulla tua parola. Abbiamo bisogno di te, Signore, che sia una parola che viene dal cielo e non da un uomo, perché la parola che viene dal cielo è una parola che ci fa del bene. Veniamo a te nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Avete notato, fratelli, nel libro dei Proverbi che perle bellissime che ci sono, così ci vengono offerte dallo scrittore in maniera direi quasi fotografica, verso per verso. Possiamo guardare ogni verso e iniziare a meditarlo, a pensare, a chiedere la guida di Dio, a essere illuminati, a fare delle ricerche proprio sui versi. E stasera quello che il Signore ci mette davanti è proprio quello di avere una maggiore considerazione di quello che Dio ha fatto in noi. Non sempre abbiamo la giusta considerazione di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E quando non abbiamo la considerazione giusta di quello che Dio ha fatto nella nostra vita, andiamo altrove a cercare, perché non essendo appagati da quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, l'uomo ha bisogno di essere appagato, l'anima ha bisogno di essere sfamata o dissetata, e quando non riusciamo a essere appagati è naturale che noi ci volgiamo altrove. Dico è naturale non vuol dire che è buono, è naturale vuol dire che quando si ha sete, qualunque cosa che ci parli d'acqua va bene, non fa niente che poi se l'acqua può essere sporca, l'acqua può essere non potabile, è naturale che noi ci avviciniamo a certe fonti. Quello che il Signore stasera ci vuole mettere in evidenza è innanzitutto la meraviglia che Lui ha fatto nella nostra vita. Però prima di parlare devo dire qualcosa di un po' più forte rispetto a quello che dirò in seguito. Quello che dirò stasera è inutile per chi non è salvato o per chi ha fatto un'esperienza così. Può capire molto fortemente chi ha fatto un'esperienza di salvezza, perché stasera voglio parlarvi di quell'esperienza interiore che ha cambiato la nostra vita. La nostra appartenenza a Dio non è derivante da una religione, non è la religione che ha costruito il pozzo della nostra vita, non è la religione che ha riempito la cisterna, l'anima nostra, di quest'acqua meravigliosa, ma è Dio stesso. Gesù disse alla samaritana: se conoscessi chi ti parla, non saresti qui a chiacchierare e non saresti tu a dare da bere a me, ma mi chiederesti a me, tu chiederesti a me dell'acqua e io te ne darei. Dio
Gesù è Dio, colui che può dissetare l'anima dei bisognosi, colui che può dissetare i cuori che vivono nell'assura, delle anime che vivono nella insoddisfazione. E a quanti hanno fatto questa esperienza? Il Signore ci chiede stasera, a me e a voi, ci chiede di rivalutare l'opera che Dio ha fatto nella nostra vita. Vedi un po', forse sta un po' invecchiando quest'opera, sta un po' perdendo il suo valore. I segnali sono forse evidenti: la perdita della gioia, dell'entusiasmo, della voglia, dello zelo. Ti assicuro che non sono fattori normali, neppure giustificabili, perché quando non c'è entusiasmo, zelo e forza, manca poco per dormire, per addormentarsi, manca poco per entrare nel sonno della morte spirituale. E Dio a noi ci ha resi vivi. Alleluia. Dio a noi ci ha resi vivi. Alleluia. Dice lo scrittore, dice Paolo, che noi siamo stati vivificati. E vivificati vuol dire che prima eravamo morti e ora siamo stati resi vivi dall'acqua della sua parola. Bevi l'acqua della tua cisterna. Da quanto tempo non bevi dalla tua cisterna? Da quanto tempo non bevo dall'acqua viva del mio pozzo? Il pozzo, la cisterna indicano un'opera interiore che Dio ha fatto. Per fare un pozzo e una cisterna bisogna scavare. E Dio ha scavato nella nostra vita. L'esperienza di salvezza non è emotiva, è profonda. È profonda come un pozzo, è profonda come una cisterna. L'impatto che noi abbiamo avuto con la salvezza ha scosso il profondo del nostro cuore. Non è un'esperienza mentale. Noi non ci siamo convinti che era così, perché altrimenti dovremmo dire che Dio ci ha convinti mentalmente e noi abbiamo accettato perché siamo stati bombardati. No, noi siamo stati salvati, che è diverso. Siamo stati liberati, siamo stati resi vivi. E questa parola cisterna e pozzo indicano un'esperienza non in superficie, ma profonda, che ha cambiato la nostra vita. Un'esperienza che ha fatto sì che il Vangelo potesse incidere nel profondo del nostro cuore. E vi dico questo perché oggi non ci sono né cisterne né pozzi. C'è il rischio di scavare dei secchielli, c'è il rischio di accontentarsi di secchi d'acqua. E quando ci si accontenta di secchi d'acqua, basta poco per svuotarli e per vedere nulla. Il rischio che si pone oggi davanti a noi è proprio quello che il Vangelo non ha più la forza di incidere nella nostra vita, di cambiare la nostra vita. Ad alcuni modifica la vita, migliora la vita. A noi il Vangelo non ha né modificato né migliorato, ha cambiato la vita. Gesù non è venuto per migliorare la nostra vita, è venuto per darci una nuova vita. È venuto per dare la vera vita. Io sono la vita. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Avendo scavato profondamente nella nostra vita, ha posto l'acqua viva nella nostra stessa vita. Non è stata soltanto un'opera di scavi nella nostra vita, non è stata soltanto un'opera di pulizia, non è stata soltanto un'opera di svuotamento, grazie a Dio, perché siamo stati svuotati da tante cose. Abbiamo cantato: dal peccato e dal male ci ha liberato.
non è stato solo un'opera di svuotamento, ma è stata anche un'opera di riempimento. Grazie a te. Se vuoi riempire un pozzo, devi prima farlo il pozzo, devi prima scavare. Molti chiedono il riempimento senza essere svuotati, però. Pregano con sincerità, con onestà, lo si vede: Signore, manda un risveglio, riempimi, riempimi, riempimi. Ma Dio trova l'impossibilità di questo, perché Lui non può riempire se prima non ci svuota delle cose che non gli appartengono. Per essere riempiti abbiamo bisogno di essere svuotati, e quando veniamo svuotati, allora l'acqua viva viene dal cielo nella nostra vita e riempie la nostra vita, e la nostra vita è stata riempita di quest'acqua viva. E quest'acqua viva è per noi, è per noi. Non so se ti trovo d'accordo su questo, ma tanto viviamo oramai in una società ecclesiastica dove ognuno ha imparato a dire la propria, anche a dispetto di quello che dice la parola di Dio. Io la penso così, io la vedo così, questa è la società di oggi, ecclesiastica, non parlo di quella del mondo. Ma lo voglio dire lo stesso. Quando Gesù arriva nella nostra vita, tu non hai bisogno più di nulla. Dice il Salmo 34, se è vero che avete gustato il Signore, se è vero che avete gustato il Signore. Quando il Vangelo arriva nella nostra vita, la nostra vita è completamente trasformata. E non può non dipendere dal Vangelo, non può non dipendere. Vecchio, adulto, giovani, sono giovani. Quando il Vangelo arriva nei giovani, i giovani imparano a dipendere dal Vangelo, perché il Vangelo non è per i vecchi, non è per quelli che oramai hanno fatto la loro vita. Il Vangelo è per chiunque si apre al Signore, e davanti a me ci sono dei testimoni che sanno che il Vangelo fa quest'opera nella nostra vita. L'acqua viva del tuo pozzo. Quando il Signore riempie il nostro pozzo della sua acqua viva, non abbiamo bisogno, non avvertiamo il bisogno, anzi è pericoloso volgersi altrove. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono scorrere per le strade. A volte non ci rendiamo conto, ma la nostra vita spirituale si spande per cose che non servono. E questa parola si deve forse espandere, non indica quello che è avvenuto a Pentecoste, ma indica il pericolo di disperdere quello che Dio ha fatto nella nostra vita, di disperdere quest'acqua viva che Dio ha messo nel nostro pozzo. Fratelli, Dio ha fatto un'opera meravigliosa nella nostra vita, e questo pozzo noi dobbiamo custodirlo. Se si disperde, rischiamo di non avere più acqua per noi, rischiamo di non avere più entusiasmo, rischiamo di non avere più voglia, rischiamo di non avere più forza. E la vita cristiana richiede entusiasmo, zelo e forza. Non è possibile essere dei cristiani senza zelo, non è possibile. Non è possibile essere dei credenti nati di nuovo senza entusiasmo. Un credente senza entusiasmo, ditemi voi, fratelli, come può incidere in una società così colorata? Come può incidere? Un credente senza forza, come può incidere in una società così forte poi? Come può incidere? E quando mancano queste cose, allora la nostra vita si espone a maggiori pericoli. Le tue fonti si devono spargere al di fuori,
Stiamo attenti con chi ce la facciamo. Stiamo attenti perché adesso stiamo vivendo in un tempo dove le amicizie del mondo sembra che siano importanti, siano necessarie, sembrano che siano proprio quasi quasi anche benedette, quasi quasi. Stiamo attenti, il Vangelo non cambia, l'amicizia con il mondo è in inimicizia contro Dio, con Dio, e non può cambiare. Stiamo attenti, fratelli, al discorso, li portiamo al Signore, il Signore, la testimonianza. Non vi preoccupate, Dio non ha bisogno di che noi pensiamo così. La testimonianza si spanderà quando la Chiesa sarà riempita potentemente dall'alto. Allora non potremo fare a meno di stare zitti e saremo costretti dalla potenza di Dio a parlare del suo nome e della sua verità. Stiamo attenti a non fermarci troppo davanti a quel metro per 50 che abbiamo a casa, la televisione. Stiamo attenti, stiamo molto attenti a non perdere tempo lì davanti. Stiamo attenti, è cibo che esce da lì dentro, è cibo che viene da lì. Stiamo attenti, frequentiamo il più possibile l'adunanza. Nella Chiesa c'è tutto quello di cui tu hai bisogno, tutto quello che tu hai bisogno c'è nel popolo di Dio. Io quando mi sono fatto il mio culto sono a posto. Dove è scritto nella Bibbia? Quando ti sei fatto il tuo culto sei a posto. Se dici così, c'è una risposta che la Bibbia ti dà, a me e a te. La tua vita è il culto, non la funzione, è la tua vita il culto. Romani 12:1 dice così: offrite in sacrificio vivente la vostra vita, perché questo è il culto gradito a Dio. Questo è il culto gradito a Dio. Un tempo si riunivano tutti i giorni si potevano riunire e si riunivano. Non c'erano tante scuse, non c'erano tante cose, tante motivazioni, non c'erano. Dio era Dio, l'adunanza era l'adunanza. Il popolo di Dio si riuniva perché sapeva che nel nome di Gesù succedevano cose straordinarie. Sapevano che quando si riuniva l'inferno tremava, sapeva che quando si riuniva il cielo si apriva, sapeva che Gesù poteva tornare da un momento all'altro e la loro condizione spirituale li portava sempre vicino a questo pozzo. Che pozzo meraviglioso Dio ha messo nella tua vita, che cisterna gloriosa il Signore ha creato nella tua vita. Non permettere che i tuoi ruscelli scorrino per le strade verso gli stranieri. La cisterna e il pozzo siano per te solo, siano per te solo. E giustamente qualcuno potrebbe dire: ma noi siamo chiamati a testimoniare, come siano per te solo? Certo, falli venire a bere al tuo pozzo, non essere tu a disperdere l'acqua in mezzo a loro. Falli venire al tuo pozzo, falli venire alla tua cisterna. È il pozzo che non si deve disperdere, è la cisterna che non si deve disperdere. Se tu hai desiderio che altri conoscano quello che Dio ha fatto, non vuol dire che tu devi dimorare con loro, non vuol dire che tu devi dimorare con attività strane che non onorano il Signore e la causa di Dio. Alleluia. Vuol dire che loro possono venire al tuo pozzo a bere, alla tua cisterna, a vedere l'opera che hai fatto, che Dio ha fatto nella tua vita. Il rischio è proprio quello di disperdere, il rischio è proprio quello di considerare alcune situazioni, alcune circostanze normali. Famosa è che fa
e che esagerazione, e stiamo, ma adesso non si può fare più nulla, non si sentono più queste cose. Sapete perché non si sentono più? Perché si fanno. Prima un tempo, io me ne ricordo queste frasi, che esagerazione, che fanno, adesso non si dice più nulla, perché tutto va bene. Ma quando il figliolo dell'uomo verrà, la troverà la fede sulla terra? Bevi alla sorgente del tuo pozzo, bevi alla tua cisterna, di altro non hai bisogno, il tuo unico bisogno è fatto di 3 lettere, Dio. Alziamoci all'impiedi e preghiamo.